Lviv è una città dell'Ucraina occidentale. Una volta era uno dei maggiori centri culturali e del lavoro. Ora Lviv è piena di storia, edifici enormi ed è anche conosciuta per importanti istituti di istruzione, anche se fino a poco fa non aveva nemmeno una scuola avventista. Tutto è iniziato con la famiglia di Alexander, che ora è il preside della scuola avventista di Lviv. Lui e sua moglie fondarono una scuola in casa loro per i due figli e un amico. Era una classe molto carina, ma i loro figli crescevano soli e desideravano così una scuola con principi cristiani e avere anche amici con cui giocare. Così pregarono perché il Signore provvedesse loro una scuola e tanti studenti. Sapevano che era una richiesta ambiziosa. Ma la stessa preghiera era nel cuore degli amministratori della federazione locale e in quel momento fu chiesto ad Alexander di inaugurare una scuola avventista nella sua regione. I dirigenti della chiesa si resero conto che era necessario un edificio per la scuola. Così Alexander iniziò a raccogliere i membri di chiesa per pregare Dio. Poi gli amministratori della federazione decisero di trasferirsi in un altro edificio e donarono il loro vecchio edificio alla prima scuola avventista di Lviv. Ogni cosa avvenne molto velocemente. Bambini nella comunità erano invitati a frequentarla e alla fine dell'anno la scuola fu aperta. Qui, nella scuola avventista di Lviv, gli scolari studiano le materie con un approccio a tutto tondo. Si radunano ogni mattina per ascoltare le storie della Bibbia, cantare canti e pregare il Signore che li benedica nella loro crescita. Oltre alle classi regolari, i bambini hanno la possibilità di imparare molte altre materie, come inglese, musica, educazione fisica, e ogni giorno possono mangiare insieme. Ora, i dirigenti di Lviv continuano a pregare, chiedendo a Dio un altro miracolo. I bambini sono diventati grandi e desiderano continuare a studiare in una scuola cristiana. Ci sono altri bambini che vogliono iscriversi nella scuola. C'è solo una soluzione: acquisire più spazio e aumentare le classi. Bellissimi bambini, menti aperte e genitori e insegnanti magnifici. Qui, in Vinnytsia, in Ucraina, sono stati costruiti un asilo avventista e una scuola elementare per formare le giovani menti. Gli studenti vengono per imparare dai libri, ma osservano anche la coerenza di genitori e insegnanti. Nel 2012 la scuola avventista di Vinnytsia aprì le classi in stanze provvisorie all'interno della chiesa avventista. Questa iniziativa ha avuto talmente successo che più tardi l'interesse è diventato molto grande e lo staff di insegnanti non ha potuto fare altro che cercare un nuovo posto dove insegnare. Nelle vicinanze della proprietà si trovava un edificio non finito ed era inizialmente stato progettato per essere una scuola. Ma c'era ancora molto da fare. La chiesa non aveva risorse né fondi. Allora fece un appello ai pastori per chiedere aiuto e 40 di loro arrivarono per continuare la costruzione di questo nuovo edificio scolastico. Dopo le innumerevoli settimane di lavoro dei pastori, i genitori e gli insegnanti decisero che era arrivato il loro turno per collaborare alla costruzione. Così continuarono finché l'edificio non fu completato. Mi piace il rispetto che ognuno dimostra nei confronti di Gesù e l'ottimismo che molti manifestano. Mi piace anche il tipo di insegnamento. Ogni settimana i genitori e gli insegnanti lasciavano il loro lavoro per un giorno intero, in modo che i loro figli potessero avere una buona formazione scolastica e spirituale.
I bambini non si sentono a loro agio nella scuola pubblica e desiderano studiare in una scuola avventista. Nonostante ci siano molti insegnanti qualificati nella scuola pubblica, spesso non condividono con i bambini punti di vista religiosi. Anche i più piccoli sono costretti ad andare a scuola di sabato e devono spiegare loro perché non lo vogliono fare. L'amministrazione ha avviato l'iter perché la scuola sia parificata. L'unica cosa che ora manca è il nuovo edificio. Pregate per il trasferimento della scuola di Vinnizza. Questo trimestre l'offerta del tredicesimo sabato sarà devoluta alla costruzione della chiesa in Kazan e per i nuovi edifici delle scuole di Vinnizza e Cherkassy in Ucraina. Amplieranno anche le scuole di Lviv e Dnepropetrovsk e sponsorizzeranno un centro di speranza in Bielorussia. È attraverso le vostre preghiere e il vostro supporto economico che progetti come questi possono continuare ad avere successo.